Oggi con Son in Onda e di sottoscritto senza voce, mannaggia, abbiamo ospiti un trio, un power trio. Piace, a Yes. me il trio, per me è power. Una volta. È power, è power. Il corpo docenti. Grazie ragazzi di essere qua. Grazie Grazie a voi. Allora, il corpo docenti è un nome che quando l'ho letto per la prima volta mi ha lasciato di stucco. Mi ha ricordato i ministri, però non c'entrerà niente, ok? Perché il corpo docenti? Perché questo nome? a te. Ora ti tolgo tutta l'enfasi, è un'idea che mi è venuta così, cioè, io ero lì, Di getto. passeggiavo, di getto, una cosa proprio, non ha nessuna storia alle spalle, forse una minima. Da piccolo era un nome che mi colpiva quando a scuola lo leggevo sugli avvisi che ti davano da Ok. portare a casa, il corpo docente, aiuto, questa Immaginavi istituzione. qualcosa di... Sì, Madonna, chissà che cosa, chissà chi sono, alla fine erano insegnanti, però il nome È bello è bello potente. peso, È sì, bello è potente. fantastico. E voi l'avete chiaramente Sì, accettato molto ben bello. volentieri. Ok. Avete in mano un EP, giusto? Yes, Che si ecco. intitola? Scivoli. Scivoli. Cinque brani, Cinque. che esce ufficialmente quando? Il 5 5 ottobre. d'ottobre. Ok. Quindi è il vostro debutto. Sì. Ok. Allora, cinque brani cantati in italiano. Ovvio. Assolutamente Ok, sì. ovvio, mi piace, ovvio, Ma ovvio. non è così scontato, è vero, è vero, ovvio, mi piace. colpa mia. E quindi raccontiamo un attimo come nasce una canzone. E cosa andate a raccontare in quei cinque brani? Allora, le canzoni le scriviamo un po' io e un po' lui, Ok. cioè non c'è uno schema A livello fisso. di testo, A livello di diciamo. testo e A anche di livello musica. embrionale degli accordi, Sì, allora, in siamo pratica noi. È loro, vostro. sì, Ok. ognuno lavora, cioè io e lui lavoriamo ognuno a casa sua per conto proprio, e poi in saletta ci mettiamo lì e presentiamo agli altri due il materiale. Poi ovvio che insieme Insieme si va alla costruzione vera e sì, propria che del alla fine la parte brano. importante è che piace a tutti e tre, nonostante uno lo possa Ok. scrivere io, uno lui, o se no non Vai, nello fa. specifico cinque brani, i testi, livello di testi. Chi li ha scritti? Due, tre lui, Tre come? dei testi all'interno sono miei, due sono suoi. Però Ok, il io ho dato cantante, il cantante titolo. sono però sei io. tu Sì, sono io, e ti sono io. ritrovi nei suoi testi? Molte volte sì. Sì, Ah, assolutamente. ok. A livello di disagio mentale ci capiamo, per lui A perciò parte il sembra fatto che proprio comunque ne una. passiamo insieme il 90% del nostro tempo, quindi ci siamo conosciuti molto, anche se siamo formati praticamente un anno fa. Quindi siete giovani come Sì, formazione di band. un Però anno. passiamo quasi tutti i giorni insieme, quindi Bello, ci siamo conosciuti abbastanza ma quindi bene. ecco, un gruppo come il vostro, quante volte provi in una settimana? Noi proviamo 3 volte a Tre volte a settimana. 2 barra 3 volte, sì. Cioè, 2 ore a volta. Dal vivo questi brani li avete già presentati? Li abbiamo già suonati quest'estate, che abbiamo fatto un mini tour appunto estivo così, ci siamo divertiti molto, è stato molto bello, molto soddisfacente, abbiamo suonato questi pezzi e poi li presenteremo anche dall'uscita in poi nel tour invernale, insomma. Riprendiamo la domanda di prima. Cos'è che andiamo a raccontare in questi brani? Cosa raccontate? Allora, raccontiamo delle situazioni quotidiane che possono essere capitate a tutti, diciamo non finite bene. Essenzialmente, sì, delle situazioni che possono partire dal semplice rapporto sentimentale anche al rapporto umano con qualsiasi altra persona. Per esempio, c'è una canzone all'interno che è uno sfogo che è partito da me contro adesso. Contro altre persone. Contro altre persone. Ok. In quel periodo sentivo l'esigenza di dovermi sfogare contro delle altre persone, ci ho scritto un pezzo. E ci siamo ritrovati anche noi, anche perché vivevamo più o meno la stessa situazione, in maniera probabilmente meno Sì, accentuata certo. Ma quindi potrebbe essere considerato un disco malinconico? Molto malinconico, Sì, secondo me. chiamiamolo Chiedo, malinconico eh. anche se. Sì, Potrebbe esatto, ci piace essere. malinconico, ci piace. C'è un concerto però di presentazione, se non vado errato. Sì, Quando? suoneremo a Milano il 22 di settembre, poi suoneremo a Ok. Modena, poi suoneremo a Brescia, tante date che Milano dove? arriveranno. Si sa già il A nome. Rock and Roll. Ok. Di centrale. Loro sono il corpo docenti, praticamente tre professori.││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